Riprendiamo l'esercizio cominciato ieri, che se non vado errato prevedeva di considerare un modulatore digitale numerico in cui le forme d'onda erano essenzialmente degli impulsi triangolari con forma A lambda di T meno T quarti diviso a T ottavi, scusate, diviso T ottavi meno M meno 1 T quarti. E le domande erano: 1, trovare la rappresentazione geometrica dei segnali. Lo abbiamo fatto, abbiamo trovato le forme d'onda di base, che sono le forme d'onda stesse normalizzate. In particolare abbiamo trovato che questi M segnali, dove M fa 4, quindi M che va da 1 a 4, sono ortogonali e hanno energia pari a 4 t dodicesimi. Sì, sì. Di conseguenza l'ennesimo vettore rappresentativo è uguale a radice di energia e poi un vettore con tutti quanti zeri escluso l'ennesimo elemento che fa 1. Nel nostro caso è 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0. La domanda B invece era trovare un upper bound della probabilità di errore quando l'ampiezza A fosse legata alle altre grandezze in qualche maniera. In particolare ho fatto un conto con A uguale 22 per radice di 0 su T e lo risolviamo in questo caso, così viene un numero tondo. Quindi per rispondere alla domanda T cosa dobbiamo fare? Vi ricordo che T è questo T qui, cioè il tempo di simbolo, A è l'ampiezza che assume questo valore, L0 è il doppio della PSD del rumore, perché la PSD del rumore è di 0 mezzi. Come facciamo a trovare un upper bound? Possiamo utilizzare il nearest neighbor upper bound. Ma in questo caso non avrebbe molta utilità, perché chi sono i vicini di questi quattro segnali? Immaginate che siano tre, così riesco a farli in uno spazio 3D. Se io ho un segnale qui e questa è a distanza di min e anche questa è a distanza di min, per ogni segnale tutti gli altri segnali m-1 sono tutti vicini e quindi allora il numero medio di vicini di ogni segnale è m-1, perché tutti gli altri segnali sono tutti vicini. E allora union bound e nearest neighbor union bound diventano la stessa cosa, perché non ci sono i vicini più vicini, sono tutti quanti vicini. E allora possiamo utilizzare il nearest neighbor upper bound per rispondere alla domanda D, che ci dice che la probabilità di errore sul simbolo è m-1 è minore o uguale di m-1 per q di min su 2 sigma. Nel nostro caso m fa 4, perché abbiamo 4 forme d'onda, d
di min è la distanza minima fra due segnali, ma come detto, se i segnali sono tutti quanti lunghi radice di E, la distanza fra due segnali è la diagonale di un quadrato al lato radice di E, e quindi di min è radice due volte il lato del quadrato, quindi radice di 2. Sigma 4 era la PSD del rumore, nel nostro caso si chiama N0 mezzi, la varianza, cioè sigma 4. Sigma è radice di N0 mezzi. Sono tutti oggetti quindi dati. Possiamo trovare questo upper bound. 3 Q di radice di, se di min lo porto dentro radice diventa di quadro min, cioè 2 per E, energia media per il simbolo, cioè 2 volte E si chiama A quadro T diviso 12. Al denominatore invece ci devo mettere 4 sigma quadro, quindi 4 volte per sigma quadro, che si chiama N0 mezzi, otteniamo 3 volte Q di che cosa? Questo semplifica e rimane A per radice di T diviso 12 N0, ma nel nostro esempio l'ampiezza A assume questo valore e allora abbiamo 3 volte Q di che cosa? 22 per radice di N0 su T per radice di T su N0 diviso radice di 12 rimane 22 su radice di 12, che è roba tipo 4 e qualcosa, e Q in 4 e qualcosa fa 10 a meno 5. Insomma, ho sistemato questa ampiezza in modo tale che uscisse fuori di 10 a meno 5. Ok? Ecco perché l'ho messo qua, la 22 dice 10. Questa è un upper bound alla probabilità di errore sul simbolo. E finisce, chiude l'esercizio ieri. Al massimo possiamo anche fare un'altra cosa che però potrebbe essere interessante. Abbiamo trascurato, vabbè, 3, perché era 3 per 10 a meno 5. Scusate, è tutto questo oggetto che fa 10 a meno 5. Ok. Ok. Quello che poteva essere interessante invece era descrivere le regioni di decisione per capire meglio come sono fatte. Vi ricordo che il test esercizio diceva, non so se l'abbiamo detto ma era implicito, una regola di decisione ML. Regola di decisione ML che in questo caso corrisponde a andare a minima distanza, perché è una modulazione in banda base, quindi la regola ML prevede massimizzare la verosimiglianza, che è un'esponenziale di meno la norma, e quindi per massimizzarla bisogna minimizzare la norma, quindi bisogna andare a minima distanza per il segnale ricevuto e i possibili segnali trasmessi. E quindi come ha fatto? Come sono fatte le regole di decisione, le regioni di decisione in questo caso? Cioè, come si decide? Beh, la regola era decido per il simbolo I e quindi se mi trovo nella regione di decisione omega con I, se e solo se quel punto
è più vicino ad S con I che non a tutti gli altri S con J. Ma S con I hanno una forma particolare perché hanno un solo elemento non nullo. Quindi una sola di queste coordinate sarà non nulla. In particolare, questa qui sarà uguale a la sommatoria su L che va da 1 a Q di X con I al quadrato, x con L al quadrato, L diverso da I e da J. Insomma, sto facendo la differenza tra questo vettore e questo vettore qui. Va bene? Qui sarà la prima componente meno la prima componente di questo vettore al quadrato. Ma la prima componente di questo vettore fa 0, perché S con I fa 0 ovunque, tranne nell'esima entry, nell'esima elemento. Quindi avrò sempre coordinate del vettore x meno 0, il cui modulo quadro diventa x con L norma quadro, modulo quadro, tranne nei punti I e J. Nel punto I avremo x con I meno radice di E al quadrato, e nel punto J avremo x con J al quadrato, perché S con I ha solo un elemento diverso da 0, l'iesimo. Stessa cosa per quest'altro, soltanto che sarà diverso da 0 soltanto l'entry, l'elemento di posto J. Quindi avremo sempre il sommatore su L che va da 1 a Q di X con L quadro, L diverso da I e da J. Poi nell'iesimo termine c'è soltanto X con I, e il jesimo termine invece conterrà anche radice di E. Quindi questi due vanno via, sono lo stesso. E quindi appena quella condizione diventa x con i quadro meno 2 radice di e x con i più e più x con j quadro minore o uguale, ho fatto il quadrato del primo, il quadrato del secondo, il doppio prodotto e poi quest'altro termine, e corrisponde a questa norma quadro, minore o uguale di quest'altro, che è x con i quadro, x con j quadro e così via. X con i quadro più x con j quadro meno 2 x con j radice di e più e. Si semplifica tutto qui, perché E si semplifica, x con i quadro, x con j quadro semplifica, e rimane semplicemente radice 2E, 2 radice di E e 2 radice di E si semplifica, quella condizione diventa semplicemente x con i minore o uguale di x con j, anzi, ribaltato, x con i maggiore o uguale di x con j. Quindi la regione di scissione è semplicissima ed è semplicemente tutti quei punti di R alla 4 tali che la iesima coordinata è più grande di tutte quante le altre. Ok? Ecco la iesima regione di scissione.
Ok? Non è stato fatto nessun conto particolare, è stata semplicemente scritta la definizione, che è questa, perché se vado a minima distanza è questa la definizione di regione di decisione. La regione di decisione iesima è il luogo dei punti più vicini di R alla 4, perché ci muoviamo in uno spazio 4 dimensionale, perché M faceva 4, in cui se X è più vicino a S con I che non a qualsiasi altro S con J. Sviluppate questo, semplificate, esce fuori semplicemente che sono tutti quei vettori di R alla 4, tali che l'iesima coordinata è più grande di tutte le altre. Che mi sembra anche una cosa piuttosto naturale, infatti fate il caso in cui avete una modulazione ortogonale con due soli segnali, quindi è il caso precedentemente descritto quando M fa 2, non 4. Se M fa 2 avete due punti e sono ortogonali fra di loro, uno è questo e l'altro è questo. Quali sono le due regioni di scissione? Retta a 45 gradi, uno è il semipiano di sopra e l'altro è il semipiano di sotto. In particolare questo qua è il luogo dei punti del piano in cui x con 2, perché qua c'è x con 1 e qua c'è x con 2, le due coordinate in un vettore di R a 2, in cui la seconda coordinata è più grande della prima, lo vedete? Perché questa retta qua si chiama x con 2 uguale x con 1 e qui stiamo al di sopra, x con 2 maggiore uguale x con 1. Quindi se state in 2D, perché la modulazione è binaria, la regione di scissione 1 è quella in cui la prima coordinata è più grande della seconda, la regione di scissione 2 è quella in cui la seconda coordinata è più grande della prima. Se state invece in uno spazio a dimensionalità 4, come nel nostro caso, allora la regione di scissione iesima è quella in cui la coordinata iesima è più grande delle altre. Quale altre? Una sola. Ah, chiaramente questo Q era la dimensionalità dello spazio di segnali, ma nel nostro caso si chiama 4, perché è una modulazione di dimensionalità 4, è ortogonale. Ok? Ecco come sono fatte le regioni di scissione in questo caso di modulazione, in questo caso particolare che abbiamo considerato ieri. Va bene, questo era l'esercizio che non siamo riusciti a finire ieri. Ora dalla prossima volta in poi analizzeremo come esercizio i vari formati di modulazione che sono comunemente utilizzati. Quindi la teoria l'abbiamo fatta finora. Da qui in poi facciamo un po' di esercizi. L'esercizio si tratta semplicemente, supponete di avere queste forme d'onde disponibili al modulatore, che è un formato di modulazione standard, calcolami tutto quello che si può calcolare per questa forma di modulazione. E prima di cominciare quindi a dare un'occhiata ai formati di modulazione comunemente utilizzati per vedere un po' qual è la loro rappresentazione geometrica, qual è la loro probabilità di errore, qual è la regione di scissione, tutte le cose che abbiamo studiato in teoria finora, voglio introdurre una serie di parametri che utilizzeremo per confrontare differenti formati di modulazione. Va bene? Allora, intanto vi ricordo che i vari formati di modulazione li dividiamo per grosse linee in base alla cardinalità dello spazio di segnali, M, e alla dimensionalità dello spazio di segnali, scusate, alla cardinalità della costellazione, insomma, quante forme d'onda ha a disposizione il modulatore, e alla dimensionalità dello spazio di segnali. Ma prima di tutto, noi faremo questa ipotesi. Il modulatore prende una stringa di bit e associa a ogni stringa di bit di K bit un simbolo e mari. La successione dei simboli la indichiamo con A con K, K appartenente a 0. È una sequenza SSL e ogni simbolo
A con K è preso un alfabeto A. Che è l'insieme di simboli che possono essere trasmessi. La cardinalità di A la chiamiamo M. Poi il modulatore ha a disposizione M forme d'onda. Le forme d'onda disponibili al modulatore sono S con M di T per M che va da 1 a M grande. Lo span di queste forme d'onda, cioè l'insieme di tutte le possibili forme d'onda che possono essere generate tramite condizioni lineari di questi M segnali disponibili al modulatore, lo chiamo S in corsivo, è lo spazio dei segnali, che è un sottospazio vettoriale di L2C e ha dimensionalità Q. Psi con J di T per J che va da 1 a Q sono Q forme d'onda linearmente dipendenti e in particolare ortogonali e a norma unitaria che formano la base di S. Cioè dello spazio di segnali. Più che ipotesi è un richiamo di tutta la notazione introdotta finora. In tutti i casi che affronteremo, escluso un paio di modulazioni, considereremo soltanto modulazioni senza memoria, per cui il segnale trasmesso lo scriveremo in questa maniera. Somma su K appartenente a Z di S di A con K di T meno KT. All'istante segnalazione K-esimo io trasmetto la forma d'onda S di A con K. Quindi se scelgo il simbolo A con K uguale I, trasmetto di S la forma d'onda. Se invece bisogna trasmettere il simbolo A con K uguale J, sceglierò la J-esima forma d'onda. Chiaramente siccome mi trovo nel K-esimo intervallo di segnalazione, la traslo all'istante T meno KT. Modulazione senza memoria. Imporremo comunque che queste M forme d'onda soddisfano la condizione Nyquist, quindi lo scrivo prima, e cioè che la cross correlazione tra la forma d'onda S con I e la forma d'onda S con J campionata a passo MT fa sempre 0, tranne che quando M fa 0, nel qual caso fa energia mutua tra i segnali E e J. Questa è la condizione Nyquist. Nyquist condition. La costellazione ha un'energia media pari a E, che è la somma su I che va da 1 a M, perché ho M possibili segnali, Y con I la probabilità che sia trasmesso l'iesimo segnale, cioè l'iesimo simbolo, E con I energia dell'iesimo segnale. Questa è l'energia media per la costellazione.
Continuando, questo è il segnale trasmesso, indicato da XT. Il segnale ricevuto è esattamente il segnale trasmesso, corrotto dal rumore additivo gaussiano bianco. Stavolta stiamo parlando di modulazioni, quindi questo è il rumore termico. Quindi la sua PSD non sarà un generico parametro sigma quadro, ma sarà proprio N0,5. Il PSD è il rumore termico. Come fatto per le modulazioni analogiche, vi faccio notare che qui non c'è nessun coefficiente di ampiezza in modulo minore di 1 che mi attenua il segnale. Stiamo facendo l'ipotesi che il segnale ricevuto è esattamente uguale al segnale trasmesso più il rumore, senza alcun coefficiente di attenuazione, cosa che invece sarà presente in qualsiasi sistema di comunicazione reale. Questo significa che tutte le dipendenze in trasmissione, come potenza trasmessa, saranno uguali a tutte le dipendenze in ricezione, come potenza ricevuta. Cosa che vedremo non sarà nella realtà. Insomma, questo modello prevede che avremo, ripeto, una potenza ricevuta che è uguale alla potenza trasmessa. Avremo che ogni segnale in trasmissione avrà un'energia media pari a E in trasmissione. In ricezione avremo la stessa energia attenuata del coefficiente di attenuazione del canale e quindi avremo un'energia media ricevuta. Quindi dovrò distinguere tra energia media trasmessa e energia media ricevuta. Nel nostro caso sono uguali. E a breve vi parlerò anche di energia media per bit, che andrà distinta fra energia media per bit in trasmissione e energia media per bit in ricezione. Tutte queste grandezze sono uguali perché, come ho detto, non c'è attenuazione prodotta al canale. Ok? La potenza trasmessa è uguale alla potenza ricevuta, l'energia trasmessa uguale all'energia ricevuta, l'energia media per bit trasmessa uguale all'energia media per bit ricevuta, perché sono tutte uguali, perché non c'è attenuazione. Quando poi a fine del corso faremo gli esercizi riguardanti una trasmissione reale, allora ci sarà sempre presente un'attenuazione, e quindi quando andrete a calcolare in questo caso la probabilità di errore, ricordatevi che dentro la probabilità di errore, che sarà una certa funzione complicata di energia media per bit diviso rumore, qui dentro ci dovete mettere l'energia media per bit ricevuta. Chiaro? Lo voglio stressare fino alla morte. In tutto il discorso che faccio ora non parlerò di trasmesse e di ricevute, perché sono la stessa cosa. La notazione è più snella e non è necessario. Quando abbiamo chiuso questo capitolo e parleremo del link budget, di vedere un po' quanta potenza bisogna trasmettere per avere la giusta quantità di energia di potenza ricevuta, allora ricordatevi tutto quanto, anche l'SNR nel nostro caso sarà uguale a potenza ricevuta diviso N0W, cioè potenza trasmessa diviso N0W, perché non c'è attenuazione. Quando andremo a svolgere esercizi, ricordatevi questo. Bene, questa è la notazione che abbiamo introdotto finora. E con questa notazione cominciamo a fare una grossa divisione dei vari formati di modulazione
sulla base di questi due parametri importanti, che sono la cardinalità, cioè il numero di segnali disponibili al modulatore M, e la dimensionalità dello spazio di segnali Q. Direi che una prima grossa suddivisione si può fare sulla base del parametro M. Se M fa 2 abbiamo a che fare con modulazioni binarie, perché se M fa 2 vuol dire che ho due possibili segnali che posso trasmettere, perché sto mandando un solo bit. Se il bit fa 1 mando il primo segnale, se il bit fa 0 mando il secondo segnale. Quindi bit e simboli sono la stessa cosa, modulazioni binarie. Se M invece è maggiore o uguale di 4, allora parlerò genericamente di modulazioni M-arie. Un'altra un'ulteriore suddivisione poi di questi formati di modulazione si può fare sulla base del parametro Q, cioè dimensionalità dello spazio dei segnali. In particolare per le modulazioni binarie Q può prendere solo due valori, o 1 oppure 2, perché Q è il numero di segnali linearmente indipendenti. Se la modulazione è binaria ho due soli segnali e quindi posso avere o un segnale solo oppure due segnali linearmente indipendenti, non posso avere tre. In questo caso lo spazio di segnali ha dimensionalità 1, quindi è una retta, e la modulazione si chiama lineare. Se Q uguale a 2, la modulazione si chiama bidimensionale. Poi alla fine, tra i vari formati che vedremo, l'unico formato di modulazione bidimensionale che vedremo è quello ortogonale, perché avendo a disposizione due direzioni le metteremo a 90 gradi. Ok? Quindi l'unico formato di modulazione che vedremo come semplice esercizio di una modulazione binaria a dimensione da 2 sarà ortogonale. Nel caso di modulazione binaria invece si può avere anche un terzo caso. Sicuramente potremmo avere modulazioni lineari quando c'è un'unica forma d'onda di base e tutte le altre sono linearmente dipendenti. Sicuramente potremmo avere lo stesso caso di prima, in cui ho uno spazio a dimensione da 2, modulazioni bidimensionali, e poi tutti i casi in cui Q è maggiore o uguale a 2, quindi direi Q maggiore o uguale a 3, sono modulazioni m-dimensionali, multidimensionali. Anche in questo caso le uniche due, gli unici due formati di modulazione che vedremo sono quei casi particolari che sono Q uguale a M, l'ortogonale, quindi ho M segnali tutti linearmente dipendenti, tutti ortogonali, e M uguale e Q uguale a M mezzi, che si chiama biortogonale, forse simplex al massimo, ma i due casi che vedremo saranno M e M mezzi. Tutti questi formati di modulazione li confronteremo sulla base di un certo numero di parametri, per esempio la banda occupata, per esempio l'SNR garantito di ricezione, la probabilità di errore. Ora li elenchiamo tutti quanti, ma sono parametri interessanti con cui il progettista deve avere a che fare quando deve scegliere il formato di modulazione più adatto per quella applicazione che sta guardando. E allora cominciamo a elencare questi parametri che mi serviranno per scegliere il formato di modulazione che fa al caso mio.
Il primo parametro più importante e ovvio è per esempio il rate. Devo distinguere fra symbol rate, cioè rate di simbolo, e bit rate. Il symbol rate lo chiamo R con S per ricordarmi che sto parlando di quanti simboli al secondo il modulatore sta emettendo. Chiaramente il symbol rate è 1 su T, perché T è il tempo di simbolo. Eccolo qui. Quanti simboli manda in T secondi? Se T è il tempo di simbolo, è perché in T secondi manda un simbolo. In particolare qui, nel kappesimo intervallo di segnalazione che va da K a T a K più 1 T, il modulatore manda un solo simbolo, A con K, attraverso la forma d'onda S di A con K e T meno K a T. Qui sta mandando un simbolo ogni T secondi. Non è molto informativo il symbol rate. Quello che è più informativo è sapere quanti bit sto mandando in quel tempo T, cioè il bit rate, che chiamo R senza alcun pedice. In questo caso, siccome nei T secondi sto mandando un simbolo, e siccome un simbolo proviene da K bit, dove K è l'ambito di M, perché vi ricordo che il modulatore funziona che prende una stringa di K bit e ci associa un simbolo in Mario, dove M è uguale a 2 alla K, K bit, un simbolo in Mario, e M è uguale a 2 alla K, stiamo dicendo che il numero di bit sta mandando K è l'ambito di M. Infatti, con una modulazione in Mario, il modulatore ha a disposizione m forme d'onda. M forme d'onda possono essere rappresentati da una stringa di log2 di m bit. Ogni volta che mando un simbolo, sto mandando log2 di m bit di informazione. Siccome questo numero di bit viene mandato in t secondi, il tempo di simbolo, ecco il bit rate. Questo è quello che è importante, il bit rate. Scusate, vi faccio una bella lista qui a fianco con tutti i parametri che andremo a introdurre oggi, così mi rimane scritta. Primo parametro bitrate, log2 di m su t. Secondo parametro, potenza di trasmissione, è importantissimo. Non posso pensare di utilizzare una modulazione che soddisfa tutti i miei specifici, la banda e il bitrate che voglio io, ma poi richiede una potenza di 4 watt se io ho un dispositivo che al massimo mi garantisce la potenza di 2 mW. La potenza di trasmissione è un altro parametro molto importante. Come possiamo calcolare la potenza in trasmissione per una generica modulazione numerica che è quell'aspetto lì? Si applica la definizione di potenza e si vede quanto fa. Tuttavia voglio passare per l'autocorrelazione, perché poi un altro parametro molto importante sarà la banda occupata. E allora, se dopo
mi chiederò anche qual è la banda occupata da quel formato di modulazione che sto considerando. Allora, meglio se mi calcolo subito l'autocorrelazione, così la valuto in zero e ottengo la potenza, e poi dopo ne faccio trasformare le Fourier e, guardando la PSD, ho anche un'informazione sulla banda occupata. Quindi, per calcolare la potenza, proseguo in questa maniera. Mi calcolo l'autocorrelazione e quindi mi serve la media temporale della media statistica. Qui si saranno di grossa utilità i conti che abbiamo già fatto per ricavare la PSD, prima ancora l'autocorrelazione del segnale PAN, perché vi faccio notare che questo qui, questo segnale qui, non è un segnale PAN, ma può essere rappresentato come un segnale PAM. E che abbia qualcosa a che fare con un segnale PAM potete anche capirlo immediatamente se pensate a una modulazione lineare in cui il segnale da trasmettere quando devo mandare il simbolo con K è una funzione del simbolo con K, per esempio in ampiezza, per un'unica forma d'onda S. In quel caso avrei simbola con K per forma d'onda unica, cioè impulso, e quindi avrei sommatore su K di con K, simbolo, per P di T meno KT, impulso, è un segnale PAM. Anche questo qua può essere rappresentato come somma ai segnali PAM. Quindi tutti i conti che abbiamo già fatto per i segnali PAM ci saranno di grossa utilità. Procediamo qui nello specifico. Prima cosa, media X e T. Beh, è la media di quella sommatoria, cioè la somma delle medie. Ma qui su cosa sto mediando? Sulla forma d'onda trasmessa. Ma la forma d'onda trasmessa chi è? Cioè, qual è l'oggetto che è aleatorio qui? Il simbolo. Il simbolo è aleatorio. Quindi a seconda del simbolo che mando, che devo trasmettere, manderò una certa forma d'onda rispetto a un'altra. Ma io so che il simbolo SSL è a distribuzione pi greco con i, quindi questa media qui la posso tirare fuori subito. E somma su k a partire da z, e la media è somma su tutti i possibili simboli, quindi le righe vanno 1 m, di probabilità di trasmettere l'esimo simbolo, y con i, per funzione da mediare, che si chiama s con i, tt meno k a t. Posso scambiare l'ordine delle sommatorie. E ottenere una somma che va da 1 a m di pi greco con i per sommatore su k appartenente a z di s con i di t meno kt. Ho scambiato solo l'ordine dei sommatori. Solo è scritta in questa maniera, questa è una replicazione dell'iesimo segnale disponibile al modulatore. Quindi somma per i che va da 1 a m di pi greco con i, replicazione a passo i del segnale a seguito. A passo t, scusate. Quindi come vedete questa è una media di forme d'onda, o meglio, una media di funzioni periodiche dello stesso periodo t, e dunque essa stessa è una funzione periodica di periodo t. Quindi non è stazione nel senso lato, segnale trasmesso, ma una media che è periodica. Come succedeva per i segnali PAM. I segnali PAM avevano una media che era periodica. Scopriremo che anche l'autocorrelazione è periodica, quella statistica, e dunque potremo calcolare l'autocorrelazione media come media temporale dell'autocorrelazione statistica
ma siccome è periodica, la media temporale la faremo sul periodo, come abbiamo fatto con il segnale VAR. Va bene, fermiamoci un attimo per la pausa perché il conto successivo, che è la media statistica, è piuttosto lungo. Inutile fare i 15 minuti e poi interrompere.